Ciao a tutti ragazzi, come sapete noi pubblichiamo dei tutorial ogni fine settimana liberi alla portata di chi ha voglia di guardarsi, di studiarseli. Questo secondo tutorial di questa settimana, sempre di presentato da una collezione di Aldo Colombini, si chiama Twister. Buona visione e spero vi piaccia. In cosa consiste l'effetto? Un gioco con le nostre donne che in maniera magica, noi abbiamo le donne che sono quattro donne a dorso rosso, ma in maniera magica, semplicemente facendo un piccolo giro del mazzo, cambiano una alla volta di colore, diventano blu. Quindi se facciamo un secondo giro, una seconda donna cambia di colore, un terzo giro, tutte quante cambiano di colore. La cosa curiosa è questa, che se io chiedo a un qualsiasi spettatore di indicarmi una donna, non so, mi dirà donna di cuori, sarà l'unica donna rossa fra tre donne blu, a dorso blu. Spiegazione dell'effetto. Allora, il setup: abbiamo bisogno di una donna di fiori, una donna di quadri a dorso rosso. Seguono una donna di quadri, picche e fiori a dorso blu e chiudiamo con una donna di cuori a dorso rosso. Questo ci permette di mostrarle le quattro donne, mantenendo l'ultima come tripla. Ok, diremo di fare un effetto con quattro donne. Le giriamo di dorso e mostriamo con una Hemsley Count, che non sto qui a spiegare perché si presume che la sappiate o comunque trovate il tutorial sempre in questa sezione. Mostreremo le donne dorso rosso facendo una Hemsley Count, quindi 1, 2, 3 e 4. Ora diremo molto semplicemente che facendo girare le carte diventano blu una alla volta, quindi una, due, tre, l'ultima va sotto. Questa è la situazione dopo la prima Hemsley Count. Quindi gireremo ancora una volta le carte e ancora una volta una Hemsley Count. E ancora una volta mostriamo questa volta due dorsi blu. Un giro, ancora una Hemsley Count e mostreremo tre dorsi blu. Un giro e questa volta mostreremo quattro dorsi blu. Fatto questo, torniamo di nuovo le donne facce in alto e invitiamo uno spettatore a indicarcene qualcuna. Ora, se ci indica una delle prime tre, cioè quadri, cuori o fiori, va tutto bene, perché noi qualsiasi ci dica, immaginiamo donna di cuori, la lasciamo di dorso, chiudiamo e girando le carte dorso in alto mostriamo come la donna di cuori sia l'unica a dorso blu, mantenendo le ultime tre come una. E fine qua ci siamo. Il problema potrebbe nascere se, aprendo a ventaglio, troviamo lo spettatore che ci indica la donna di picche. Dopo la donna di picche, cosa c'è? Una donna di quadri. Per cui a noi che cosa faremo? Se ci indica la donna di picche, porteremo la donna di quadri come prima carta delle tre a dorso rosso. Quindi metteremo sotto e a questo punto gireremo la donna di picche. Sembra non sia successo niente perché donna di quadri rimane sempre quella più visibile, quella che praticamente dovrebbe essere vista al momento che togliamo la donna di picche, avendola inserita sotto prima. E possiamo quindi girare le carte e mostrare come la donna di picche sia l'unica carta a dorso blu su tre carte a dorso rosso che possiamo ovviamente posare.
Sembra complicato, ma è semplicissimo, ragazzi. Si tratta di fare 3 Emsley Count e avere l'accortezza di stare attenti ad alcune cose. Quindi ricapitoliamo, il setup iniziale è questo. Abbiamo fiori qua, sì, dove stanno le carte rosse? Ecco, abbiamo fiori, quadri rossi. Poi abbiamo quadri, picche, fiori blu. Scusatemi, quadri, fiori rosso, quadri, picche, fiori blu, cuori a dorso rosso. Ancora una volta, dalla cima abbiamo a dorso rosso, donna di quadri, dorso rosso, donna di fiori, dorso blu, donna di quadri, dorso blu, donna di picche, dorso blu, donna di fiori e infine donna di cuori a dorso rosso. Mostriamole 4 donne e diremo che molto semplicemente, girando fra le dita, cambieranno colore. Quindi faremo una prima Emsley Count mostrando che sono 4 donne a dorso rosso. Faremo una seconda Emsley Count mostrando che una carta è diventata a dorso blu. Quella rossa la mettiamo sotto. Gireremo ancora un Emsley Count e mostriamo come 2 carte siano diventate a dorso blu. Un altro giro, un'altra Emsley Count per mostrare 3 carte a dorso blu e infine, avendone invertita la posizione, ovviamente con l'ultima Emsley noi mostreremo 4 carte a dorso blu. È semplicissimo, quindi giriamo, apriamo, mostriamo le 4 donne, ce ne facciamo indicare una. Ripeto, se ci indica la donna di cuori o la donna di fiori o la donna di quadri, basterà girarla di dorso, chiudere il mazzetto e aprirlo e mostrare come siano 1, 2 e l'ultime 3 come una a dorso, sia l'una carta a dorso rosso. Come dicevamo prima, il problema potrebbe nascere laddove ci chiedono la donna di picche. Allora cosa faremo noi? Ricordandoci che la donna di quadri dovrà essere la prima delle 3 a dorso rosso, chiudiamo e mettiamo molto visibilmente la donna di quadri. Guardate l'effetto, è questo, si posa, si prende, scusatemi, avevo cambiato la posizione, quindi abbiamo detto, ci chiedono la donna di picche, noi dobbiamo avere l'accortezza che la donna di quadri sia la prima delle 3 carte a dorso rosso. La inseriamo sotto la donna di picche, giriamo la donna di picche, guardate qua, sembra non sia successo niente, in realtà queste sono 2 carte a dorso blu e contando sul tavolo mostriamo come effettivamente la donna di picche è l'unica donna a dorso blu fra altre 3 donne a dorso rosso. Questo era quanto, ragazzi, come sempre vi invito a scrivermi se non è capibile un passaggio, che ben felice di rimostrarvelo. Ciao a tutti!